Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Qui abbiamo una zucchetta. Saluta Jennifer. Ciao. Ciao. Che cosa hai comprato? Fai vedere. Gira. Wow, i lucide labbra che userà ovviamente la tua mamma. Facciamoli vedere subito da OBS. Questi qui con la torta alla zucca super autunnale, poi ci sono i pancakes e questo dovrebbe essere caramello, troppo belli. Li ho pagati 6,95, in realtà 5 euro c'era lo sconto se non sbaglio, e appunto li userò per me e Jennifer sta giocando con la scatolina. In realtà eccoli qua i gusti: pumpkin cheesecake, gingerbread pancakes e butter scotch frosting. Vabbè, sarà il frosting al tipo caramello. Comunque troppo troppo carini, bellissimi. Nel frattempo siamo venuti qua da Burger King a mangiare qualcosina, è tardissimo e dobbiamo ancora pranzare. Ecco l'aria, che sta aspettando Leandro che prende i panini. Com'è il panino? È buono? Oggi è stata proprio una pessima idea venire a Napoli, è il ponte del 1° novembre e guardate il caos, mamma mia. Peggio di Natale, non si cammina proprio. La nostra merenda. Quanto sei bello? Dai un bacio. Allora, in questo caos sto cercando di fare la torta alla zucca, facilissima e morbidissima, presa da Benedetta. Allora, gli ingredienti sono 4 uova, 300 g di zucca grattugiata non cotta, 220 g di zucchero, io metterò quello di canna, 150 g di olio di girasole, 100 g di amido di mais, 300 g di farina, 50 g di granella di mandorle se ce l'avete, una bustina di lievito e zucchero a velo quanto basta, se vi interessa ovviamente metterla sopra, però io voglio un po' stravolgerla, nel senso che voglio fare una decorazione un po' più carina sopra, quindi sopra non metterò lo zucchero a velo ma metterò qualche altra cosa. Quindi iniziamo subito a frullare i 300 g di zucca. Poi aggiungiamo 4 uova intere e cominciamo a mescolare e dopodiché aggiungiamo lo zucchero. Adesso aggiungiamo 220 g di zucchero, questo qua di canna, questo qua l'ho preso a Lidl ed è con note di caramello, proviamolo. Se non avete questo qua va benissimo qualsiasi zucchero di canna o lo zucchero normale se vi piace, io metto questo qua perché mi piace di più. Quindi andiamo con 220 g. Adesso aggiungiamo 150 ml di olio di girasole e mescoliamo ancora. Adesso 100 g di amido di mais, 300 g di farina 00 ed infine una bustina di lievito pan degli angeli vanigliato e i 300 g di zucca. Ed infine un cucchiaio di cannella, se vi piace di più ne mettete di più e potete anche aggiungere a questa ricetta, l'ho detto prima, anche delle mandorle sgusciate che io non ho messo. Mescoliamo il tutto e poi mettiamo tutto in forno. Teglia imburrata e infarinata, mi raccomando, sempre forno preriscaldato. Questa teglia penso che non sia da 28, però la ricetta dice 28 cm, io ci provo lo stesso, forse un po' più piccolina. E inforniamo a 180 gradi per 45 minuti circa.
Eccola pronta. La decorazione è fatta con la panna. Oddio, qua una streghetta sta scendendo. E queste streghette di zucchero con appunto le, come si chiamano, le mummie di zucchero, le ho prese al Lidl. L'effetto deve essere questo, che deve colare, però sta colando un po' in più perché giustamente è calda e quindi doveva freddarsi meglio. Comunque la cottura è stata di 50 minuti nel forno ventilato a 180 gradi. Ovviamente fate sempre la prova a stecchino e adesso noi ce la pappiamo. Ed eccola qui pronta la nostra tavola party per Halloween. Ovviamente questa è una tavola apparecchiata per la merenda, non per la cena, perché per la cena doveva essere molto molto più complessa, ma come al solito non ho avuto il tempo e quindi ho fatto una cosa veloce, carina, molto molto divertente appunto per i bambini, ma non solo. E quindi volevo darvi giusto un'idea su come fare, molto molto semplice. Praticamente ho comprato questi tovaglioli con questi piattini. Gli occhi li ho coperti con i biscotti Oreo, la versione quella là di Halloween, con la crema all'interno arancione, non so se si vede. Poi questi qua sono dei contenitori, che sarebbero questi qua, dove ho messo i biscottini a forma di zucca e a forma di pipistrello. Questi qua sono dei tovaglioli praticamente attorcigliati con questo nastrino, proprio che dà l'idea del cappello delle streghe. Questo qui è un gadget di Jennifer, in realtà piccolino, con la batteria, è un giochino suo e l'ho messo qua al centro tavola per dare questa luce carina. Poi qui abbiamo una torta con la faccina della zucca, presa se non mi sbaglio alla Conad, ma la vendono un po' ovunque. Ancora devo assaggiarla, non so se è buona, però penso di sì perché è molto cioccolatosa. E poi qui ho messo di nuovo altri biscottini. Da questo lato abbiamo questo bicchiere con tutta l'ovatta all'interno e le lucine e tutti i ragnetti, che dà questa cosa un po' come se sembrasse una pozione magica. Niente, questo è quanto. Ne facciamo una bella merenda barra cena ormai perché è tardi. E dopo sicuramente vedremo qualche film di Halloween. Oggi ho visto già Nightmare Before Christmas, vabbè ormai vecchio stravecchio, però è bellissimo. E stasera non so cosa vediamo, poi tutti a nanna. Questa è la fine che fanno le zucche avanzate da Halloween, guardate un po', l'ho fatta così arrabbiata, con la bocca storta. Non l'ho cucinata perché praticamente sotto, non so se a voi è mai capitato di aprire una zucca così sottile, così stretta, cioè praticamente non ha polpa, non so come spiegarmi, è troppo secca ed è giallina. Però io so che quando il tronco è così legnoso, la zucca è pronta, ma mi sembra acerba, cioè giallina. Poi era zeppa zeppa piena di semi e praticamente, come vedete, vuota, quindi mi sono messa un po' a giocare, diciamo, da buttare praticamente, vabbè. E poi avevo preso anche queste tre zucche sempre al fuori di Zucca Napoli, ne abbiamo prese quattro in realtà. Questa sarà come quella, quindi una delusione. Queste qua penso invece che siano le classiche zucche, quelle da mangiare, cioè belle consistenti all'interno. E infatti io prendo sempre queste qua, diciamo, queste più grandi di questo colore. Quelle grandissime arancioni che si comprano in genere al fruttivendolo sono grandi, ma vengono vendute a metà e sono piene di polpa. Speriamo che almeno queste qua siano buone, sono le classiche zucche che trovo sempre in giro, perché voglio fare un paio di ricettine sia salate che dolci e ovviamente ve le farò vedere presto. Poi non vi ho fatto vedere le mie unghiette qui sul canale, perché su Instagram ho caricato una foto, però su YouTube non l'ho fatta ancora vedere, ormai siamo a inizio novembre, tra un po' le togliamo, anche se siamo comunque in autunno, però comunque a novembre entro proprio nel mood natalizio, quindi fra pochi giorni inizierò anche ad arredare per Natale tutta casa, anche perché ci vuole parecchio tempo e ho tantissime cose, quindi devo iniziare per forza prima. Vabbè, comunque le mani sono queste qua, vedete? Qui hanno dei cuori effetto maglioncino rialzato, anche qui delle treccine e poi le zucche. Qui c'è quella grande e qua quelle piccoline. Troppo troppo cute, le adoro. E per cena andrò a fare a Jennifer la pasta questa qua di Lidl autunnale, cioè in realtà di Halloween, che la vendono soltanto nel periodo di Halloween. Vedete quanto è bella, con i pipistrelli, eccoli qua, i ragnetti, le zucche, i fantasmini, e la marca è questa. Aspettate, eccola qui al contrario,
Halloween pasta tricolore. Penso che non abbia un gusto particolare, comunque la proviamo, è la prima volta che la faccio praticamente. L'ho comprata l'anno scorso ma non l'ho mai fatta, quindi è arrivato il momento giusto per farla. Semola di grano duro, acqua, pomodoro in polvere e carota nera in polvere. Perché esistono le carote nere? Non lo sapevo. Boh, vabbè, comunque proviamola, vediamo com'è. Un cane che va pazzo per le carote e non per le palline. È ambiguo. Piano, Ariel, eh? E lasciagliela. Dai la carotina ad Ariel, vai. No, mio, che è dispettosa. Dispettosa? È dispettosa. Come l'ha detto? Ascia. Ascia, ascia, lascia. Dagliela, mamma, dagliela, vai. No, no, falla gioca. No, 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 non prendere. No, 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 piano, piano, Ariel. Dispettosa. Stasera vediamo conversazioni con un killer. Caso Dahmer. C'è la serie, questo è un documentario. Che si tratta di un uomo che ha sperimentato. Però la serie non la possiamo vedere. Perché è del genere. La serie televisiva di uno che è bellissima, è sulla bocca di tutti, è su Netflix, giusto Leo? Sì. È su Netflix. La dobbiamo vedere assolutamente quando non c'è questa peste che dà fastidio. Ma quando è che non c'è? Qualche giorno che da noi la vediamo. Per il momento guardiamo il documentario. E con questo vi salutiamo, vi mandiamo un forte bacio e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!